Io vi do Ciao, ciao. il benvenuto, sono Vincenzo, collaboro con Subassai, mi occupo un po' dell'organizzazione e vi presento oggi i nostri due ospiti, Anna Rita Borrelli e Diego Crippa, che sono i titolari del sito negli abissi dell'isola.com e archeologiasubacquea.net. Già il nome del loro sito ci fa capire che oggi parleremo di archeologia, un argomento veramente molto interessante. Do un attimo la parola ad Anna Rita, ma prima un paio di considerazioni. Mi raccomando, ragazzi, tenete soprattutto il microfono spento perché altrimenti ci sono dei disturbi e non riusciamo a seguire. E poi faremo una sessione di domande e risposte subito alla fine. Alla fine vi ricorderò anche quali sono i nostri prossimi appuntamenti. Continueremo a vedere Anna Rita e Diego, continueremo a vedere Andrea Izzotti, fotografia subacquea, che farà la nostra terza lezione. Avremo uno speciale manutenzione attrezzatura subacquea e poi c'è una new entry, ci saranno due lezioni di biologia marina. Quindi dopo vi farò il quadro generale e il calendario di tutto. Adesso godiamoci questa bellissima serata ad Anna Rita. Prego. Allora, buonasera a tutti. Io vi rubo 30 secondi per raccontarvi un attimo il contesto. Io e Diego Crippa abbiamo scritto un libro di archeologia subacquea, un libro tecnico, che si chiama Negli abissi dell'isola, lo studio di archeologia subacquea, che stasera vi presenteremo, vi inizieremo a raccontare questa storia. Questo libro si innesta all'interno di un progetto più ampio, un progetto letterario che prende il nome di Negli abissi dell'isola. Questo progetto letterario è stato realizzato da noi scrivendo diversi romanzi. È un progetto dedicato alla natura e a chi non può parlare. L'alibi narrativo da cui prende vita è il racconto della storia personale di Depp Bonnet, che è un subacqueo di altri tempi, un uomo d'altri tempi, un vero e proprio, potremmo definirlo, Ulisse dei tempi moderni, un subacqueo che con un suo erogatore e le sue due bombole difende e tutela le leggi della natura. Ad un certo punto, nel corso del racconto delle sue avventure di vita nel mondo sommerso, entra il suo sogno, una meravigliosa anfora negli abissi di un'isola. E da quel momento in poi inizia a chiedersi il perché quell'anfora fosse lì, inizia a farsi milioni di domande. E quindi inizia a studiare la storia dell'archeologia subacquea. Depp Bonnet, quindi, in questo libro ci accompagna come lettori in una lunga narrazione. E io lascerei quindi la parola a Diego Crippa, che inizierà a raccontarvi questa storia. Io Sì, grazie Anna. Perfetto. tolgo il video Perfetto. e condivido il mio schermo. Ok. Il mio Ok. Allora, parto con si vede? Ok. Non vedo più. Si vede però, vai tranquillo. Ah, Sì, ok. si vede, si Allora, vede. parto. Perfetto, grazie, perché non lo vedevo io. Parto col presentarvi i nostri loghi. Negli abissi dell'isola, questo è il logo principale. Eccolo qua. E negli abissi dell'isola, il pirata delle immersioni, Depp Bonnet. E partiamo subito con il motivo del perché abbiamo deciso, come detto da Anna, tutto vero. Allora, l'idea era quella di rendere accessibile a tutti l'archeologia. Ora è sempre stata piuttosto di nicchia,
e anche difficile da comprendere per molti. Allora, un attimo, torno alla schermata giusta. Eccomi qua. Perfetto. Allora, il personaggio è proprio Depp Bonnet. Stavo dicendo, rendere semplice l'archeologia subacquea, perché molte volte solo la parola archeologia subacquea sembra che si sta parlando di qualcosa di tremendo, quasi di spaventoso. E il motivo di renderla semplice è per rendere il subacqueo consapevole di quello che potrebbe incontrare durante un'immersione. E quindi fargli rendere conto di quello che sta vedendo, quello che incontra, come poterlo tutelare e come poterlo salvare. Allora, il nostro personaggio è Depp Bonnet. Depp Bonnet è una persona molto semplice, è ognuno di noi Depp Bonnet, che nasce nella preistoria, e lo prenderemo subito per la partenza questo. Allora, abbiamo il nostro Depp Bonnet, che non è un supereroe, è una persona normale. Nasce nella preistoria, quando nasce l'uomo, e da qui subito l'esigenza di poter vivere. Questa esigenza vedremo come mai è archeologia subacquea, in modo molto semplice. Allora, è nato il mondo, abbiamo il nostro Depp Bonnet, ci sono i dinosauri, ci sono i vulcani, c'è i terremoti, il mondo che si sta creando, ma l'esigenza unica, basilare, per il nostro Depp è semplicemente quella di mangiare. E quindi come fare? Mangiare, nutrirsi, bere. Una cosa molto semplice, quindi. Iniziare a raccogliere la frutta, l'unica che trova, e poterla mettere su un qualcosa per poterla mangiare, come fosse un odierno contenitore, un tagliere che abbiamo noi ai giorni nostri. Quindi questo tagliere, come farlo? In modo molto semplice. Un po' di corteccia di una pianta su cui appoggia la frutta e comincia a nutrirsi il nostro Depp. Dopodiché deve anche bere. Quindi da prima, all'inizio dell'umanità, c'è un bel fiume, il nostro Depp va con le mani, prende l'acqua dal fiume e beve tranquillamente. Poi però si ingegna. Allora, dove si possono trovare le noci di cocco? È abbastanza semplice. Si fa una bella scodellina, mangia dal guscio della noce di cocco, beve dal guscio della noce di cocco e comincia così. Arriva la voglia di avere compagnia, di mangiare però anche la carne, di sapersi adattare al mondo che lo circonda, di farsi dei piccoli indumenti con delle semplici foglie per nascondere, diciamo, le parti principali del corpo, e poi comincia la caccia. Allora, il nostro Bonnet comincia a cacciare, prende in mezzo a tutti gli animali che ci sono, comincia dagli animali piccoli, trova delle pecore, delle capre, e voi direte, ma cosa c'entra tutto questo? Questa è già archeologia, perché se noi trovassimo in una tomba, all'interno di una caverna, una corteccia, potrebbe essere un oggetto archeologico, perché potrebbe essere usato sin dalla nascita dell'uomo per poter mangiare. Quindi da qui pronto un animale e cerca il più possibile di nutrirsi. Allora, con la sua noce di cocco prende il latte e mangia il latte.
Dopodiché passa oltre, perché capisce che questo animale può nutrirsi per la carne. Si fa i vestiti con la pelle. E da qui una cosa fondamentale. Questo animale, come tenerlo vicino a noi? Come fare in modo che non se ne vada? Allora, da qua si può capire che l'archeologia è molto semplice e alla portata di tutti. Perché la cosa più semplice è prendere una liana, usarlo come fosse un normale collare per un cane, dei giorni nostri, legare la pecora e tenerla, però tenerla con le mani è faticoso. Allora il nostro Depp trova una pianta, la lega alla pianta, si nutre, prende il latte, si sposta. A un certo punto però trova un'altra pecora e non va d'accordo con questa. Come fare per tenerla lì? Allora? Che ha solo una pianta. Da qui si ingegna di nuovo e fa una cosa semplicissima. Lega questa capra, questa pecora, questo animale, a un sasso, un semplice sasso. Ecco, questo sasso è la prima ancora inventata dall'uomo, che non era usata per fermarsi in mare o per salvare una barca in mare, ma era proprio una semplice pietra dove si poteva legare un animale, si ancorava l'animale. Però il nostro Depp comincia a esplorare, alla passione dell'avventura, e questo fiume che sta dinanzi a lui vede che al di là ci sono molti animali, e da qui l'idea di provare a vedere se troverà qualche cosa di meglio da mangiare. A questo punto prende un tronco che trova lungo il fiume, sale su, tenta di attraversare il fiume, ma si gira, non ce la fa, torna indietro. Allora si ingegna nuovamente. Il nostro Depp prende due tronchi di pianta, poi ne prende un terzo, con le sue liane attacca tutti i tronchi e forma una piccola zattera. Ecco, questa zattera, molto semplice, sale sopra e finalmente non si capovolge e riesce, attraversa questo fiume. Arriva dalla parte opposta, esplora. Allora, da qui si può capire l'esigenza che prima del mangiare, poi del bere, abbiamo già visto un sacco di oggetti di archeologia. Ma soprattutto per quanto riguarda noi, c'è un'imbarcazione, la prima inventata dall'uomo e la prima ancora inventata dall'uomo. Allora, da qui però arriva sulla nuova sponda, gira, gira, controlla, trova alla fine un vulcano. Vede da questo vulcano scendere la lava, vede il terreno, a un certo punto uno dei tanti terremoti che avvenivano ai tempi. Cosa succede? Vede una frana che cade dall'alto, vede delle pietre che rotolano, che cadono giù sul fronte della montagna. Vede quelle rotonde che girano e scendono molto velocemente e arrivano fino in lontananza quasi a colpirlo. Vede quelle piatte che franano e poi si fermano. Lì si ricorda che la sua pecora che aveva legato con le pietre rotonde tendevano a girare. Qui probabilmente da tanti di questi segnali fu il primo punto dove potrebbe essere stata inventata la ruota. Da qui comunque esce
torna indietro, va sulla sua zattera, ritorna nella sua grotta. A un certo punto, scendendo, la corrente lo sposta un po' più a valle e si accorge che la zattera non la può fermare, perché ogni volta che arriva dalla sponda opposta deve toglierla dall'acqua. E allora cosa fa il nostro Bonnet? Pensa, se ho legato la pecora, leghiamo un sasso alla zattera e vediamo se riusciamo a fermarla lungo il fiume. Così non devo tutte le volte toglierla dal fiume. Prende allora un'altra liana, lega il suo sasso e trova a un legno della sua zattera, lega la liana e butta l'altra col sasso nel corso del fiume. E cosa succede? Ecco qua, la zattera rimane ancorata. Se per cortesia, Anna, puoi mettere la prima ancora inventata dall'uomo come foto. Sì, sì, ci siamo. Messa? Sì, sì. Scusa, io non la vedo. Sì, sì, l'ho condivisa. Le persone possono guardarla. Ah, ok, ecco, perfetto. Aspetta, perché sto cercando di... Scusatemi, ma è la prima volta che uso. Ok. Allora, come si vede, questa prima ancora è proprio un sasso con legata la corda. In questo caso sulla foto è una corda in canapa, ma da prima, dall'inizio, erano le liane. Si usavano le liane. Allora, se potresti mettere, Anna, per cortesia, la prima tabella iniziale del libro. Sì. Ecco, io non riesco a trovare il documento, non lo vedo. Va bene, è messa comunque. Ah, ecco, ok, perfetto. Allora, possiamo notare che in alto, se puoi spostare in alto l'immagine, questa prima ancora si hanno dati che risalga all'ottavo millennio avanti Cristo. Ecco, da qui c'è da fare una precisazione. Allora, tutte le ancore non hanno una precisa datazione, perché noi possiamo ben capire che questa prima ancora è usata ancora ai giorni d'oggi dai pescatori per appunto la pesca. Chi mette un palamito, lega il suo palamito a un sasso e poi lo butta in mare. Da qui si può capire che non è l'ancora che può datare un relitto. Il nostro DEP, come già detto, vede che però questa ancora tende a rotolare. E quindi cosa pensa di fare? Pensa di metterne una non rotonda. Se puoi mettere la foto. Sì. Ok, ecco. Questa in pratica è la prima ancora a rocchetto inventata dall'uomo, che è molto semplice. Si tratta solo di un sasso con una scanellatura centrale dove si legava la liana. Allora, da qui possiamo capire che a noi cos'è che serve più che altro per il nostro sport, la subacquea? Una cosa molto semplice, che se ci troviamo su una spianata, un fondale di sabbia, che casualmente presenta qualche sasso, si intravede, è semplicemente abbastanza guardare il sasso. Se questo sasso
ha una scanalatura centrale, come può essere nel caso del sasso rotondo o nel caso della pietra a rocchetto, potrebbe essere stata usata come ancora. Ai tempi l'ancora aveva bloccava le imbarcazioni per il suo peso, come un corpo morto. Quindi è facile intuire che con più l'imbarcazione era di grosse dimensioni, con più il peso del sasso era imponente. Sono tutte cose molto semplici. Da qui, se puoi mettere la terza ancora, Anna. Sì, sì, vai, vai. Ciao. Perfetto. Ecco, si può vedere la terza ancora inventata presumibilmente dall'uomo. Dico presumibilmente perché le ancore trovate con la tabella riportata all'inizio hanno la datazione del ritrovamento dell'ancora. E non è il sasso, come potete ben intuire, che data l'ancora, perché sennò tutti i sassi sarebbero tutti vecchi come il mondo. Ma in questo caso sono i frammenti di canapa o di liana che vengono ritrovati sopra al sasso, vicino all'ancora. Voi direte, ma è impossibile trovare la canapa o una liana sul sasso. Se poi magari prendete nota con degli appunti, così poi mi potete fare delle domande se volete esaudire qualche curiosità. Allora, la risposta è invece che è possibile, perché se la nostra ancora è stata persa, presumibilmente con la liana che la avvolgeva, e per qualche motivo è stata coperta dalla sabbia o dalla palta, la palta stessa o la sabbia stessa del fondale conserva completamente, in modo integro, il materiale che sta attorno a quando è stata persa. E quindi questa liana che la legava viene conservato perfettamente, perché in mancanza di ossigeno e senza il contatto con l'acqua si possono trovare ancora gli oggetti integri, anche se sono oggetti di facile deperimento. Comunque questa ancora era già di un modello avanzato, perché il nostro DEP aveva pensato che non era sufficiente fare una scanalatura per mantenere ferma la sua ancora, la sua pietra. E aveva pensato che facendo un buco centrale poteva avvolgere la liana dall'interno e quindi essere più facile nel legarla, nel metterla sulla barca e in vari movimenti che poteva fare. Da qui, se puoi passare alla... Vado, prego. Allora, questa la possiamo chiamare una pietra a ciambella, un'ancora a ciambella. Ci sono stati dei ritrovamenti nelle tombe dei faraoni in Egitto. Sono molto, molto antiche. Nella tabella poi sul libro si possono trovare tutte le date. Qui il nostro DEP cosa aveva pensato? Aveva preso la sua pietra di materiale lavorabile e quindi non un marmo che ai tempi non si poteva lavorare. Aveva fatto un buco centrale perché pensava che il buco centrale su un fondale di sabbia avrebbe fatto più presa, perché nello sprofondare per il peso durante la tensione con la barca, la sabbia entra all'interno del foro e quindi aiuta a bloccare l'ancora stessa. Da qui l'evoluzione che continua, se puoi cambiare la foto. Sì. Allora, ci sono le prime PF. Sono le PF1,
In pratica è, come si vede, come se fosse una pietra di una lapide, dalla forma, perché la forma stessa aiutava a incagliarsi. Il foro aveva la stessa funzione di bloccare la semplice liana o corda in canapa che è stata poi usata successivamente. Allora, tornando a noi, se si vedono dei sassi piuttosto grossi in profondità su fondali, è facile riconoscerli perché presentano delle lavorazioni, non sono proprio dei semplici sassi che stanno in fondo al mare. Soprattutto se noi vediamo su un fondale sabbioso, ci troviamo alla profondità di 30 metri e guardando nell'orizzonte vediamo un solo sasso sopra il fondale, vuol dire che è strano che ci sia un sasso in quel punto. Se noi andiamo e lo guardiamo, magari potremmo aver visto, aver trovato un'ancora. Passiamo avanti. Passano i secoli, passano gli anni, il nostro DEP diventa sempre più capace e a questo punto fa la PF2. Se puoi mettere la foto. Sì, ci sta, ti seguo. Ecco, la PF2 non è altro che, anche il nome è molto semplice, PF2, pietra forata 2, con due foto, con due buchi, quindi due fori. Un foro serviva per la presa dove si metteva la nostra semplice fune che teneva l'imbarcazione. Nella seconda si metteva un pezzo di legno che aiutava a incagliarsi nei fondali. Questa è stata, si può dire, la prima vera, se si può dire, ancora, perché aveva le amarre. Questo legno fungeva, aveva la funzione di essere un'amarra, come i tempi nostri. L'evoluzione delle ancore non è stata molto veloce, è stata anzi molto lenta. Dalla PF2 siamo passati però abbastanza velocemente alla PF3, perché il nostro DEP ha pensato: se con un ramo messo nel centro del sasso ha una buona tenuta, se io metto due rami la tenuta sarà doppia. Quindi l'ancora in questo caso aveva una doppia funzione, perché era già di tipo evoluto. Una che era quella del peso che andava insieme alla barca, e la seconda era del legno che aiutava a trattenere la barca nei fondali. Da qui è nata la PF3. Allora, il primo disegno che si vede, che sono due disegni a dire la verità, sono delle PF3 con dell'aggiunta di legni, fatte in modo particolare. Se ci pensiamo e se ci ingegniamo, anche noi potremmo farne mille di queste ancore. Basta unire un sasso, un po' di legno, fare i fori e da qui è fatta subito l'ancora. Questa è una cosa importante perché nella realtà, a parte alcuni dati come questi delle PF3 che ne hanno trovate in grande quantità, ci sono alcuni oggetti che si incontrano ogni tanto che sono stati lavorati, ma non si capisce bene perché sono unici. Da qui un'altra precisazione del perché di un corso del genere, perché tante volte i corsi di archeologia come vengono effettuati e soprattutto le tesi di archeologia. Si va nei musei, si prende gli oggetti che si trovano all'interno delle bacheche, si fanno le foto, si fanno le misure. Allora, una cosa che salta subito all'occhio,
Le misure sì, servono perché una forma, una misura ci dà comunque una certezza che si tratta di una cosa o di un'altra, però sono insignificabili sotto altri punti di vista, perché essendo fatte a mano non avevano delle misure standard e non avevano nemmeno dei metodi di misura standard, perché erano tutte produzioni manuali. Quindi, essendo produzioni manuali, erano tutte diverse, erano tutte particolari e ognuna aveva la sua sfaccettatura, si può dire. Quindi ci sono molti oggetti di archeologia subacquea che sono unici. Lo sono tutti, ma ce ne sono alcuni che sono proprio unici in tutto il mondo, per questi motivi. Allora, da qui l'evoluzione è arrivato alla PF3, come stavamo parlando, ma anche alla PF3 con un foro, se puoi spostare la foto, Anna, le mare al di sotto e il foro sempre centrale dove si attaccava la nostra liana. Da qui siamo arrivati alla PF5, alla PF6, si ha notizia circa fino alla PF6, PF8. Dopodiché hanno, diciamo, si sono fermati perché hanno visto che dopo una certa quantità di legni inseriti nel sasso erano solo problemi a inserire i legni perché si spaccavano magari in costruzione le ancore, e tra 5 e 6 legni inseriti all'interno di un sasso non è che cambiava tantissimo la temperatura. Sono state trovate, se puoi mettere le foto, Anna, il modello Kelly. Sì, allora, sì. Delle pietre con ancora l'aggiunta di legni. Queste sono ancore molto più piccole. Sono state messe dopo nella tabella perché si ha una certezza storica da il materiale trovato che la legava, che la data era dopo le ancore che abbiamo appena descritto, ma in realtà queste sono ancore di facile fattura, erano probabilmente state inventate già prima, già millenni prima. Sono quelle che usava anche il nostro Depp quando attraversava il fiume, semplicemente per ancorare la barca. Sono state trovate soprattutto nei corsi dei fiumi, quindi in spazi molto ristretti, mentre le PF, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, tutta la serie, erano di grosse dimensioni e sono state trovate in mare. Servivano maggiormente per fermare le navi da guerra e onerarie fino a, diciamo, si può dire l'epoca romana, dopodiché è stata cambiata. Però attenzione, perché come detto non è mai l'ancora che data un ritrovamento, quindi se si trova un'imbarcazione affondata non si può capire da un'ancora la data, perché può essere anche quella usata dal pescatore che l'ha trovata e poi la usava lui sulla barca anche moderna. Noi qua, io sono di una terra di lago e qui ci sono dei metodi di pesca simili alle nasse che si chiamano i bartavelli. All'interno, per fermare questi bartavelli, si mettono delle pietre rotonde. Anche quello è una specie di ancora che si mette all'interno di questa nassa, di questo bartavello, semplicemente per fermarlo e non farlo salire e non farlo muovere dal pesce quando entra dentro. Quindi questi metodi sono usati ancora e usano proprio dei sassi, perché il sasso è, tra virgolette, un materiale a perdere. Noi prendiamo un sasso in giardino, lo leghiamo, se non troviamo il palamito il giorno dopo abbiamo perso un sasso, non abbiamo perso un'ancora che costa magari un sacco di soldi. Allora, andando avanti, se puoi andare avanti, Anna. Sì. Troviamo la prima vera e propria
ancora che è chiamata ceppi littici. Allora, questi ceppi littici è la prima vera e propria ancora, molto simile all'ancora moderna. E è stata inventata parecchi secoli avanti a Cristo, perché è addirittura del VII secolo avanti Cristo i primi tipi che sono stati trovati con una datazione certa. Allora, come mai, perché è stata inventata questa ancora? È molto semplice. E vi spiegherò il perché. È una cosa semplicissima, perché come quando noi facciamo un'immersione e alcune volte non ci rendiamo conto di cosa abbiamo sotto di noi, perché magari siamo in un posto, è tutta sabbia, c'è la posidonia, e diciamo, oh che schifo, oh che brutto, non c'è niente qua. Invece magari proprio sotto c'è un sasso che è un'ancora di 7 secoli avanti Cristo. E l'abbiamo lì e non riusciamo non tanto a non vederla, perché la vediamo, ma non la riconosciamo perché non la conosciamo. E quindi non sappiamo quello che stiamo vedendo. E nel Mediterraneo siamo pieni di questi oggetti, perché siamo nel cuore del Mediterraneo e l'Italia è la nazione più bella che ci sia tra tante. Siamo proprio nel cuore della storia e del Mediterraneo, e i Romani avevano conquistato tutta l'Europa, volevano conquistare tutto il mondo. Quindi siamo, sotto questo punto di vista, un paese molto fortunato. Abbiamo una storia che è antichissima. Allora, tornando a noi, il nostro Depp aveva capito, quando aveva finito di pranzare, guardava le stelle, guardava il sole, guardava gli alberi, che poteva navigare con la sua zattera, si poteva fermare. Aveva capito che con più era grossa l'ancora, con più rimaneva ferma la barca, la sua piccola imbarcazione. In questo caso qui sono passati tanti secoli, la barca era migliorata anche lei, era diventata di dimensioni più generose. Era proprio una vera e propria barca. Comunque, guarda il cielo, e nel cielo cosa vede? Una bellissima pianta, una pianta con dei rami, con le fronde dei rami che salivano verso il cielo. E a un certo punto l'ingegno di Depp pensa, ma guarda quel ramo che sale dritto verso il cielo, quella pianta, e poi ha la diramazione di un ramo. E allora pensa, ma se io la taglio, taglio leggermente sotto prima che parta il ramo, e poi taglio il ramo e lo tengo piccolo. Lascio il fusto un po' più lungo e dalla parte opposta, con la mia liana, ci attacco un bel sasso. Allora, voi potrete notare che questi ceppi littici sono dei semplici sassi, tipo rocchetto, il primo che è stato inventato, attaccato al nostro, alla nostra pianta con il ramo, con una liana. E da qui è nata quella che vedete nella foto a sinistra, l'ancoressa, che aveva una sola amarra, molto efficiente e con un'ottima presa. Ma Depp subito ha notato una cosa, che quando si incagliava, era molto facile che si incagliava questo tipo di ancora, come le nostre attuali di oggi dei gommoni, tirando si poteva spezzare il ramo. Allora cosa fece? Con la sua liana fece un rinforzo tra il ramo e il fusto stesso dell'ancora. Questa è la prima ancora
con l'amarra e la contromarra dietro. La contromarra in sasso serviva come peso per far scendere nelle profondità l'ancora, mentre davanti il suo ramo rinforzato, l'amarra, serviva per aggrapparsi agli oggetti che si trovavano sott'acqua, dei semplici sassi a entrare nell'acqua. A un certo punto capì che per funzionare meglio ancora, l'amarra e la contromarra dovevano essere a 90 gradi l'una dall'altra, in modo che con questo è il nostro fusto, questa è l'amarra che esce, e la contromarra così, in qualsiasi modo cadeva in acqua, la sua ancora tendeva a incagliare il ramo nel fondale. Però ancora non era sufficiente, perché se cadeva girata non c'era l'amarra e quindi non si incastrava. Allora l'idea perfezionata di montare due rami con due fusti con in mezzo la sua contromarra in pietra. E questa, si può vedere nella stessa foto, è pressappoco un'ancora come ai tempi nostri. Da qui però passarono i secoli e Depp aveva trovato che per la lavorazione del legno era sufficiente prendere una pietra levigata con una punta come se fosse un'ascia e anche lì legando un bastone, un ramo e la sua liana la poteva usare come fosse un'ascia dei tempi nostri. Quindi cominciava la lavorazione del legno. Con la lavorazione del legno non fece altro che fare la stessa identica cosa e fare un'ancora avanzata, cioè il ceppo litico, la sua pietra, diciamo a rocchetto, stavolta lavorata e spianata sui lati, la infilò all'interno di un legno lavorato da lui. E quindi qua si può vedere, se sposti la foto, Anna. Allora, l'evoluzione del ceppo littico sono stati datati all'incirca, anche questi, sui 7 secoli avanti Cristo. Queste ancore, nella realtà, sono stati usati fino all'età di Cristo, tecnicamente. Dopodiché ha preso sopravvento altri tipi di ancore, che adesso ne parleremo. Comunque questa è stata la prima vera e propria ancora, fatta con i rinforzi, tutta lavorata. Da qui Depp capì un'altra cosa, che mettendo una liana dove c'è la punta, dove ci sono le mare, era più semplice nelissarla sulla sua barca. Quindi su alcuni modelli venivano legate delle corde che l'evoluzione poi le ha portate in canapa, su due lati dell'ancora. Una sul ceppo litico, dove serviva per tenere la sua barca fissa in acqua, ma quando la issava non la issava più dalla stessa corda, ma la issava al contrario, cioè dalla parte delle mare, e questa andava facilmente in barca. Diego, perdonami, mi senti? Come? Sì? Sì, ti dicevo, secondo me sarebbe carino anche dare spazio a domande, perché hai detto milioni di cose, non so se vuoi glissare, andare... Abbiamo quasi finito, dopo sì, diamo spazio alle domande. Allora, sì. Da qua l'evoluzione ha portato alla nascita del metallo, come tutti saprete, e il primo metallo di facile lavorazione è stato il piombo, perché il piombo fondeva a basse temperature.
Quindi a un certo punto, con questa grande trovata, cosa fece? Ingegnandosi, il nostro Depp fece una semplice forma sulla sabbia, una forma che assomigliasse al ceppo ittico. All'interno ci mise il suo legno lavorato e fuse all'interno di questo stampo il piombo. Da qui sono nati i ceppi di piombo. L'evoluzione ha portato a questo. La nascita di questi ceppi di piombo è datata circa al V-IV secolo a.C., però sono stati usati nella realtà in acqua per le ancore dal II secolo a.C. fino agli anni di Cristo o poco dopo. Ma le prime ancore risalgono appunto ai 5 secoli circa avanti Cristo. Quindi fece la stessa cosa, però per fissare l'evoluzione poi l'ingegno fece sì che le mare non erano più fissate con delle corde al fusto per tenerle ferme, ma venivano fissate anche lì con un altro stampo in piombo. Se puoi, Anna, mettere i ceppi di piombo e poi sì, il ceppo che fissava le mare con i tre fori. Sì, c'è. Ecco, ai giorni nostri il legno è difficilissimo, è quasi impossibile trovarlo sui fondali del mare. Però si possono trovare, perché il piombo viene conservato, questi ceppi di questa forma. Quindi se si incontrano in immersione, sono delle ancore, dei ceppi di ancora di legno e piombo. Poi l'evoluzione portò, andando avanti, alle prime ancore in ferro. Le prime ancore in ferro, vista la difficile lavorazione che avevano, sono state usate all'incirca dagli anni di Cristo, ma anche un pochettino prima. Se puoi mettere la foto, Anna. Sì, della tipologia. Esatto, della tipologia. Allora abbiamo la tipologia A, che è stata presumibilmente la prima inventata in ferro. Era un ferro molto, molto povero, molto grezzo, quindi che si consumava anche facilmente. Era fatta a V, aveva una forma a V. La seconda aveva una forma fatta a U. Il terzo tipo aveva una forma fatta a T, leggermente arrotondata, prendendo spunto appunto da quella che era nata prima a U. La terza era fatta a T, aveva le mare dritte con i puntali, diciamo, delle mare inclinati a 45 gradi e aveva il fusto in acciaio. Dietro aveva un foro che sicuramente era per legare la corda di quest'epoca che era in canapa, sicuramente, tra l'altro con corderia nazionale di corde se ne intende tantissimo. Allora, comunque veniva fissata lì la corda, però poteva servire già a quei tempi per poter fissare una contromarra in ferro all'interno. Una cosa importante da dire riguardo questo: sia nei ceppi in piombo che in questi in ferro, queste ancore, quando venivano depositate sul ponte della nave, avevano un ingombro che era incredibile. Quindi i modelli evoluti non avevano il ceppo della forma vista sopra con il foro quadrato centrale del ceppo di piombo, ma erano dei piombi, si può dire, tutti dritti, che venivano non più fusi all'interno dello stelo dell'ancora stessa, ma venivano infilati dopo, venivano messi all'interno.
proprio dello stelo stesso. Questo perché quando le mettevano sul ponte, semplicemente toglievano queste contromare per avere le ancore piatte sul ponte. Ecco, se puoi mettere, Anna, la foto che viene dopo con le mare con le ancore con le incrostazioni. Sì, cioè con i coralli. Esatto. No. Allora, perché, come ben potete capire, l'acciaio non può resistere fino ai tempi nostri, perché l'acciaio non ha una resistenza tale con la salsedine di resistere fino ai nostri tempi. E diventa difficile resistere anche se è sotto alla sabbia molto ben coperta, perché erano degli acciai poco buoni. Era proprio ferraccio scadente, il primo inventato dall'uomo, quindi. Nonostante questo, invece, di queste ancore ce ne sono tantissime e ora vi spiegherò il perché è molto interessante. Allora, queste ancore di ferro si possono riconoscere perché sulla marra non hanno come ai tempi nostri la punta con il cucchiaio che prende la sabbia, ma erano semplicemente dritte le mare e finivano proprio dritte come un dito, di grosse dimensioni. Come mai ci sono ancora i tempi nostri? Perché abbandonate, si sono ricoperte di sedimenti e di coralli, sono state colonizzate e quindi noi, se vediamo della roccia che ha la forma di un'ancora, non è nient'altro che un'ancora di ferro col ferro che è marcito, ma è rimasto sopra tutto il corallo che lo riveste. Quindi vediamo una fantastica forma di un'ancora, tipo moderno, che è priva molte volte di ferro all'interno, ma che è tutta corallina. E questa anche nel Mediterraneo. Nei punti dove si potrebbero trovare queste ancore rotte, all'interno ci sono i buchi dove una volta era presente il ferro. Diego, allora, che dici di dare spazio a qualche domanda? Aspetta, un'ultima cosa veloce per finire il discorso. Sono stati trovati delle pietre di questa forma. Se puoi mettere la foto, Anna, di dopo. Dimensioni molto grosse. Ma quella prima? Quella che sta dopo alle ancore di ferro. Questa perché è molto importante? Perché, e finisco e poi passiamo alle domande, perché questa pietra aveva quattro fori ai lati e un foro centrale. Questo è stato presumibilmente, aveva due funzioni. Una, come un antico ingegno per pescare il corallo. Venivano fissati al di sotto dei legni con delle reti all'estremità, calati dall'imbarcazione passando contro le pareti, la rete sfregava contro il corallo e spezzava i rametti che rimanevano attaccati alla rete stessa. La seconda e sicuramente veritiera usanza era quella di metterci un legno al di sopra, come si vede nella foto numero 2, se puoi spostare, Anna. Venivano affrancate al ponte stesso della nave e veniva usata come salpa ancore in pietra della nave stessa. Sono ritrovamenti molto rari, ne sono state trovate pochissime. Erano di dimensioni molto grosse. Ecco, a questo punto lascerei... Ok, perfetto, Diego. Grazie molto. Qualcuno vuole fare delle domande? Mi chiede Francesco se c'è un catalogo delle ancore trovate nel Mediterraneo.
Allora, sì, sul nostro libro, Negli abissi dell'isola, si possono trovare tantissime tipologie di ancore, quelle appena illustrate. Più o meno i modelli direi che sono quelli. Può essercene qualcuno sporadico che non è presente, però sono più o meno quelli. Bene, bene. Altre Il domande? libro lo può trovare appunto in acquasub.it e lo trova lì. Ottimo. C'è una persona che sta scrivendo che cosa si deve fare se si trova un'ancora. Ok. Allora, se si trova questo corso, questo libro, la conoscenza è proprio fondata su questo, cioè qualora si trovasse qualsiasi oggetto al di sotto nel mare, la legge prevede che vada in primis messa in sicurezza per non essere né danneggiata da un qualsiasi evento. L'evento scatenante per la maggiore, quello che a me fa anche molto incavolare, sono le ancore inconsapevoli che vengono lanciate dalle imbarcazioni che cadendo sul fondale, se trovano qualcosa al di sotto, viene danneggiato e spaccato. E questa è la perdita maggiore che può esserci in qualsiasi senso. Quindi la salvaguardia dell'oggetto stesso, semplicemente nascondendolo lì dov'è. O se è in un posto sicuro, semplicemente lasciandolo dov'è, perché il toccarlo stesso potrebbe danneggiarlo. Dopodiché, se è possibile, fare delle foto, fotografarlo, cercare di prendere più dati possibili, esempio con una mano misurarlo a spanne per poi saper fare una descrizione di quanto sia lungo o delle dimensioni stesse. Dopodiché, semplicemente, quando si torna a riva finita l'immersione, allora l'oggetto va salvaguardato, quindi bisogna fare una denuncia alla sovrintendenza. Una denuncia, se no, alle autorità portuali, alla Guardia Costiera, ai carabinieri, potrebbe essere anche al sindaco stesso. Allora, la legge prevede che l'oggetto in pericolo potrebbe anche essere spostato e se è in gravissimo pericolo può essere anche portato all'esterno. Subito, una volta arrivati all'esterno, va fatta la denuncia entro le 24 ore, perché se no, se non si esegue, è furto. Quindi, importantissima questa domanda. Ok. C'erano delle altre domande che dicevano, immagino che tutte queste operazioni debbano essere fatte da uno specialista. Poi come si Sicuramente sì. regolavano la lunghezza e la grandezza? Come scusa? Immagino, dice una persona, che queste operazioni debbano essere fatte da uno specialista. Invece un'altra persona, come si regolavano con il peso e la grandezza per le imbarcazioni? Allora, per rispondere alla prima domanda, sicuramente, infatti, la legge prevede questo, che deve essere protetto nel luogo dove si trova. Quindi, se si trova un oggetto sulla sabbia, è abbastanza ricoprirlo di sabbia, segnare il punto in modo riconoscibile, denunciarlo e poi le autorità arriveranno al ritrovamento dell'oggetto in quel punto e quindi a asportarlo. Però la legge prevede anche che se l'oggetto è in serio pericolo di furto o di rottura, che potrebbe essere appunto dovuto da un'ancora lanciata da una barca, perché è un punto di facile passaggio, allora questo oggetto può essere spostato per essere protetto sempre nel luogo dove si trova. In casi particolari, che non si capisce bene cosa dice la legge, questo oggetto comunque è possibile prenderlo, attenzione, non prenderlo, portarlo all'esterno appena si arriva in barca, chiamare chi di dovere che venga a recuperarlo. Perché vi faccio un esempio semplice.
Se un pescatore trova nella rete, la rete si incaglia e nel salpare la rete sale con un ceppo di un'ancora antica, oppure un'anfora, oppure un coccio, non è che deve prenderlo e ributtarlo in mare che potrebbe rompersi. In quel momento, oggi abbiamo i cellulari, si chiama col cellulare, devono intervenire e a quel punto interviene chi di dovere. Perché ci sono tante cose che possono succedere, questo è l'esempio più classico. Infatti i maggiori ritrovamenti sono dati molte volte dai pescatori. Quindi un pescatore ha la rete incagliata, salpa la rete a bordo e si accorge che all'interno della rete, anziché esserci un pesce, c'è un oggetto che potrebbe essere archeologico. Quindi la conoscenza in primis, capire cosa si ha all'interno di una rete o che si vede sott'acqua e poi far intervenire chi di dovere che interviene a questa cosa. La seconda domanda, diceva, come si regolavano con il peso e la grandezza per le imbarcazioni, quindi con le ancore, c'è una proporzione? Allora, dipende dal tipo di ancora, perché le ancore più evolute si aggrappavano, le ancore meno evolute era proprio il peso stesso del corpo che teneva la barca. Allora, c'è una cosa basilare importante che devono sapere tutti. Quando si ancora una barca, dei giorni nostri anche, se l'ancoriamo 10 metri di profondità, non si può mettere 11 metri di corda, perché sennò la prima onda che passa sposta l'ancora e l'ancora e la barca se ne va via. Quindi con più cavo, con più corda si dà, meglio è. Dovrebbe essere circa 45 gradi per avere una cosa ottimale. Si può dire che su un fondale, se vogliamo essere sicuri, di 20 metri, dovremmo dare almeno 30 metri di cima alla nostra ancora per essere sicuri che anche se si disincaglia, poi si rincaglia da sola. Ok. Queste tabelle comunque si trovano anche in internet facilmente. Io direi che magari continuiamo anche la prossima volta perché vedo che ci sono ancora altre domande. Infatti, riprendiamo la prossima volta. Volevo innanzitutto ringraziare Diego e Anna Rita per questa bellissima lezione di tutto quello grazie che... Grazie a voi, davvero, a Barbara. Davvero. Ovviamente grazie a Subassai che sicuramente ci supporta e ci permette di passare queste belle giornate insieme. Volevo, prima di passare la parola a Barbara per i saluti, ricordarvi gli appuntamenti di questa settimana, che sono, anzi della prossima settimana, che sono... Grazie Gianni, grazie Francesco. Che sono lunedì il corso per la manutenzione, quindi faremo un meeting sulla manutenzione. Sì? Possiamo dire due parole a Ornella o a Vincenzo, perché diciamo che forse per noi subacquei adesso l'archeologia ci sembra così lontana, però fare immersioni in siti archeologici anche in Italia è una cosa che è veramente possibile e per chi ama la storia è una cosa veramente ricca di fascino. E sì, al di là della passione che tutti possiamo avere, io ad esempio ho fatto le immersioni da Ornella, io me la ricorderò per sempre, cioè è stata piace la storia, quindi è stato veramente un'emozione. E quindi se facciamo parlare un attimino anche loro ti danno il risvolto pratico, cioè passiamo un po' dalla teoria alla pratica di quello che sono le immersioni. Tra l'altro non abbiamo mica i figli a casa e dobbiamo andare a casa veloci, quindi possiamo prenderci un pochino di tempo e fargli parlare, se vogliono parlare, due secondi. Va bene. Allora, come detto prima, siamo una perla nel Mediterraneo e con l'impero romano soprattutto, ma anche altre civiltà che hanno conquistato e si conquistavano a vicenda, soprattutto i romani che portavano i loro prodotti, soprattutto il vino, in tutto il Mediterraneo,
ci sono delle realtà come può essere Pompei, Baia, che sono fondate sul mare, erano gli antichi porti, e quindi direi la parola a Ornella che ci spiega la realtà di Baia. Sì, grazie per la parola, grazie Barbara per averci coinvolto e grazie per questo bel corso. Sicuramente noi siamo, diciamo, rappresentiamo un esempio pratico di come si può tutti i giorni si può apprezzare e ammirare le meraviglie archeologiche sommerse. Diciamo che Baia è una realtà particolare, perché in Baia noi non ritroviamo relitti, non ritroviamo ancore o qualcosa, ma diciamo che Baia è particolare perché è una città sommersa grazie al fenomeno del bradisismo, che è un fenomeno dovuto all'attività vulcanica locale. Possiamo dire che nel tempo la terra è sprofondata soprattutto tutta la linea costiera, per cui quelle che erano le antiche rovine romane sono sott'acqua. Quindi noi quando ci immergiamo, e facciamo quasi tutti i giorni, andiamo a visitare mosaici, pavimenti in marmo, strutture murarie, ingressi di porti, colonnati, ed è una zona vastissima e ricchissima. E sicuramente dietro c'è tantissima storia. Baia è stata un luogo, diciamo, per i romani di villeggiatura, è un luogo esclusivo per i VIP dell'epoca, per gli imperatori dell'epoca, ma non solo. Vicino Baia c'era anche un importante porto commerciale, come era il Porto Giulio, che per molti anni è stato il porto principale di Roma, e poi c'era la Baia di Misino, dietro Capo Misino, dove c'era la flotta imperiale. Nel periodo Augusteo è stato, diciamo, poi la flotta più potente al mondo. Ma diciamo, ora non mi voglio dilungare perché potrei parlare per ore, insomma. Diciamo, quindi noi siamo, quando potremo riandare in acqua, noi siamo operativi tutti i giorni, tocchiamo con mano, noi i pavimenti li tocchiamo ogni giorno, cerchiamo sempre prima dell'immersione di dare una spiegazione, di fare una presentazione, almeno per far capire al subacqueo in che contesto si immerge, e cerchiamo di andare in punta di pinne, diciamo così, in punta di piedi, cercando di non rovinare, a scoprire e a vedere questi fondali. Devo dire poi, la zona è talmente ricca che molto spesso noi stessi diventiamo dei, diciamo, degli scopritori, anche perché molti tesori sono ancora sotterrati, sono sotto la terra, scusate, la sabbia. E certo. Per cui basta una mareggiata che smuove un po' e ci ritroviamo magari un nuovo pavimento pazzesco, perché era poi una zona di vita. Un altro pezzettino di storia. Sì, insomma. Quindi se voi siete appassionati, io vi invito, quando potrete, a venirci a trovare. Il nostro centro si chiama Subaia, Subaia Diving Center, Subaia con una B, e sul sito trovate tutte le informazioni. Quando volete potete anche contattarmi, io mi chiamo Ornella, mi chiamate dal numero del sito e vi do tutte le informazioni specifiche. Quindi, Ornella, una cosa, so che su Baia è stato appunto ritrovato tutta una struttura portuale con ancora i legni che facevano parte della struttura stessa, ho letto. Ma i legni no, i legni non si trovano, si trovano le strutture murarie sicuramente, e soprattutto si parla della zona di Porto Giulio, quello che dicevo, che era un porto per un determinato periodo, è stato il porto principale di Roma, quindi è un porto molto grande, e tant'è vero che
anche a livello subacqueo noi riusciamo solo a visitare una piccola zona, ma lì si potrebbero fare tantissime immersioni e studiare proprio l'ingresso del porto e le strutture. Però parliamo di strutture murarie, poi troviamo anche dei pavimenti relativi alle strutture, agli edifici che erano sul bordo del porto. C'è un bellissimo colonnato, ad esempio, un esempio veramente unico, però ecco, lì si potrebbero fare tantissime immersioni. Una struttura che diciamo non era un porto, ma sicuramente molto interessante, e ad esempio un altro punto di immersione si chiama Secca Fumosa, che proprio era proprio davanti al porto, e lì troviamo delle pile tipo piccole torrette dove c'è il tipico opus reticolatum, cioè proprio il tipico mattone romano, e che probabilmente era una forma di difesa, di barriera per un'isola che era proprio antistante il porto. E quindi lì poi ci sono le varie teorie, c'è chi sostiene che poteva essere un'isola per l'avvistamento, il controllo del passaggio delle navi, chi altro dice no, ma era in realtà un complesso termale esclusivo, raggiungibile solo via mare. Insomma, veramente ci sarebbe tanto da approfondire. Magari anche un antico faro stesso poteva essere. Faro, sì, ne abbiamo anche un altro esempio, anche proprio lì nella zona di Baccoli, di un faro, di una torre, noi la chiamiamo la Torre Romana, sprofondata a 25 metri, che oggi è piena di vita, di flora e fauna, e che probabilmente era un faro che delimitava una struttura portuale locale. Anche perché le ville patrizie si affacciavano sul mare e avevano molto spesso il loro piccolo marina e la loro, più delle volte avevano la loro peschiera. Quindi, certo. Quindi, visto collegato anche Vincenzo Borrelli, Vincenzo, del Diving Yogi di Agropoli, che è il mio istruttore. Vincenzo, ci sei? Sì, buonasera. Buonasera Vincenzo, benvenuto. Grazie, buonasera. Buonasera Vincenzo. Noi abbiamo la gran fortuna di stare dall'altra parte di Napoli, nella zona di Salerno, dove abbiamo la gran fortuna di avere tutte quelle ancore che voi avete messo nel libro. Noi ce le abbiamo tutte sott'acqua ancora. Anche se tante sono state da fare. Abbiamo un'immersione nella zona di San Marco di Castellabate, dove c'è il vecchio porto antico, dove le navi, prima di arrivare a Napoli, si mettevano alla fonda per lo scirocco e si ancoravano là nel metodo che ha detto Luca prima, che ha spiegato lui là. Problema sostanziale ecco. Che tante ancore sono state trafugate. Mi attacco un attimo a quello che ha detto Luca prima, quando si trovano le parti... Diego. Era Luca. E Diego... No problem! No problem, cambiamo nome lui, come va? In tutto questo, essendo che sono del mestiere, quando si trova un reperto archeologico ci sono 24 ore di tempo per dare informazione all'autorità giudiziaria, se si riesce a pedagnarlo e conservarlo sott'acqua per quelle 24 ore è meglio, se c'è il pericolo di furto e quindi trafugazione di opera d'arte, allora in questo momento si deve poi riportare su in barca e farsi avvicinare da una barca della Guardia Costiera per camminare e scortare, onde evitare il resto, perché dal momento in cui si recupera un oggetto dal fondo e non si dà comunicazione all'autorità, c'è l'arresto immediato. O la Polizia di Stato, o la Guardia Costiera, o i Carabinieri hanno un nucleo particolare archeologico che si occupano proprio di questo.